Salve care amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan che vi saluta e che coglie l'occasione di parlarvi di un tema al riguardo avrebbe voluto parlarvi sin già da molto tempo, cioè Santen Chan sono io in pratica, però ne rimandavo la discussione perché in pratica a volte non potevo fare i video, a volte avevano priorità altri argomenti, ma sono dei pensieri che, per riprendere la mia vecchia forma di fare i video di qualche anno fa, se voi guardate Santen Chan chiacchiera, Santen Chan vi parla eccetera, farò un va pensiero. E ecco, la prima idea che ho avuto è stato: come è possibile che si possa rinnovare il sistema educativo italiano e le scuole italiane per affacciarci finalmente al XXI secolo nel 2016, insegnando ai ragazzi la divulgazione scientifica? E qui un momento. Sono ritornato. Quindi, insegnando agli studenti sin da giovani, sin dalle elementari, il duro percorso irto dei sacrifici che ha dovuto compiere il pensiero scientifico per arrivare ai giorni nostri a usufruire di tutti i benefici che abbiamo raccolto dalle scienze, nella medicina, in campo tecnologico, le reti sociali, internet, la web, l'allungamento dell'aspettativa della vita, se la gente non abusa di alcol e droghe, se non si ferma la polluzione ambientale, vivremo sempre di più. E il fatto che nelle scuole, soprattutto nelle scuole medie, inferiori, elementari, ma anche nei licei, nelle scuole secondarie tecniche, gli unici che non siano insegnanti precari sono gli insegnanti di educazione religiosa. Ora, per carità, tutti gli insegnanti dovrebbero essere di ruolo e non precarizzati, ma il fatto è che mi risulta strano che gli unici a essere di ruolo sono gli insegnanti religiosi. Che insegnano loro che un individuo era divino perché figlio di Dio, quindi anche padre di se stesso, quindi era incestuoso perché Dio si sarebbe accoppiato e non sposato, avrebbe fecondato la Vergine Maria e sarebbe nato lui stesso dalla Vergine, quindi è un doppio o triplo incesto, perché lui era figlio di sua madre Maria, ma era anche amante di Maria ed era padre di se stesso. Già è la prima confusione che poi la Chiesa cattolica non accetta i matrimoni ugualitari, i gender e le adozioni ugualitarie, ma loro già 2000 anni fa hanno iniziato sto cazzo di casino. Un dio che feconda una ragazza vergine di meno di 16 anni, quindi anche pedofilia o pederastia, che ne ha un figlio, ma che lui stesso nasce come figlio, se ne fa carne, quindi diventa un umano e uno è trinio allo stesso tempo, perché non si sa poi questo Spirito Santo che cosa sia, è un mistero dogmatico, ed è quindi amante, figlio della donna, ma è anche figlio suo stesso,
cioè rinasce come suo figlio, quindi un casino mortale. Poi a questo ci aggiungiamo che cammina nell'acqua, che risuscita i morti dopo 3 giorni, che purtroppo hanno un odore a cadaverina impressionante, soprattutto nel Sinai o in Terra Santa, dove d'estate al sole, anche in una grotta, fanno più di 50 gradi. Uno ai 3 giorni non arriva senza essere larvato, pieno di baccarozzi. Poi moltiplica i pani e i pesci e sana gli ammalati, i posseduti. Allora perché la gente avrebbe studiato medicina in tutti questi secoli se bastava una preghiera per guarire? Quindi questo pensiero irrazionale. Poi bisogna anche dire che si infiltra nelle scuole, nonostante lo Stato moderno, almeno Italia, dall'84 è stata dichiarata, ed è l'unica cosa che ha fatto buona Prodi, uno Stato laico, non confessionale, perché fino all'84 la religione di Stato più o meno era la cattolica. Quindi non abbiamo uno Stato confessionale in Italia, è uno Stato laico. Va bene studiare storia delle religioni. Poi i papi e i cattolici si indignano perché dicono che è relativismo culturale, ma è vero, in ogni epoca e in ogni luogo si sono sviluppate delle credenze accordi alle necessità interpretative del mondo e dei fenomeni delle genti che abitavano lì. Quindi è per quello che ci sono migliaia e migliaia di culti religiosi e che ci sono stati ancora più culti religiosi nel passato che avevano delle divergenze enormi. Perché in ogni luogo e in ogni tempo la gente ha cercato di interpretare i fenomeni secondo più gli era consono. Però oggigiorno la separazione dei poteri vuole che perlomeno in istituti privati che vogliano adottare un'insegnanza anche religiosa, non importa di che culto religioso, cattolico o meno, o in istituti scolastici educativi che siano cattolici, allora vabbè, il programma può anche includere educazione religiosa come catechesi in istituti privati scolastici o in istituti religiosi scolastici privati. Quindi l'ora di religione in un liceo cattolico, chiaro che ci sta, perché è un liceo cattolico, liceo scientifico cattolico. Ma in una scuola pubblica chi deve essere precarizzato eventualmente è l'insegnante di religione, non che è l'unico a non essere precario e tutti gli altri che insegnano scienze sì. Un libro che vi consiglierei di leggere, oggi mi sono inanellato con i miei vecchi anelli come Paolo Bernard, e Il così parlò di Zarathustra di Friedrich Nietzsche. Leggetevelo, perché è colui che ha dichiarato: Dio è morto. Non perché Dio prima fosse stato vivo, ma perché giustamente per l'uomo moderno ed incluso postmoderno, ormai razionale, logico, scientifico, Dio è morto, non c'è più spazio nel mondo moderno per un Dio che possa giustificare tutti i fenomeni, se già tutti i fenomeni si spiegano con le fondamenta della scienza, su base scientifica. Quindi leggetevi quest'opera, che è una delle più interessanti, soprattutto se siete giovani, per controinformarvi dal pensiero razionale religioso. Non che io odi le religioni, al contrario, sono state parte dell'evoluzione dell'umanità e del pensiero dell'umanità, hanno permesso all'umanità in tutto il mondo di evolvere. Mi interessano molto leggere i testi religiosi e le religioni in sé dal punto di vista sociologico, antropologico e
etnologico, però non sono un credente, sono un ateo. E non è vero che gli atei sono di sinistra, possono essere di qualsiasi orientamento politico, addirittura non avere ideali politici, come nel mio caso. Comunque, questa è l'opera fondamentale di Nietzsche, che è stato anche mal interpretato. Il superuomo di Nietzsche non ha nulla a che vedere con l'idea di Sonnenberg dei nazisti. Il superuomo è un ponte teso tra il brutto di ieri e il superuomo di domani, cioè uno che si assume le sue responsabilità e non intenta giustificare quello che non conosce attraverso la religione, attraverso la panacea della religione, attraverso i giustificativi della religione, attraverso l'ignoranza della religione. Zarathustra siamo noi, passati attraverso tutte le esperienze, ma fermi ancora alla soglia del bene e del male, decisi ad andare oltre, decisi a diventare padroni assoluti delle nostre passioni, ma ancora pur sempre al di qua di quella soglia fatale. Così parlò Zarathustra. Non possiamo e non dobbiamo giustificare la nostra ignoranza con la religiosità, ma attraverso il sapere, il conoscere, bisogna capire. Non sperare e credere, ma essere certi e capire. Quindi io in un altro video vi ho parlato di questo fantastico libro di Piero Angela che ho letto da giovane perché è stato editato nel 78. Io sono nato il 26 gennaio 1969. E questo libro ha visto la luce dopo, magari, che è stato trasmesso in televisione il ciclo di Piero Angela Viaggi nel mondo del paranormale il 5 maggio 1978. Quindi io super giù avevo più di 7 anni, 7 anni e mezzo. Viaggio nel mondo del paranormale. Se potete leggerlo, leggetelo. Che vi fa vedere tutti i brogli che stanno alla base di questi presunti santoni, ma anche delle religioni, i cosiddetti miracoli. Non vi scordate che nell'antica Atene l'enorme statua di Zeus occultava all'interno delle persone che attraverso delle trombette di bronzo parlavano, poi la voce veniva amplificata e usciva distorta attraverso la gigante statua di Zeus, e tutti credevano che era la voce del dio perché si aveva evocato il suo spirito attraverso l'accensione di incensi, di lumi e di rituali propiziatori, un po' come il sangue di San Gennaro, no? Poi un libro che ancora non vi ho commentato, ma che spiega realmente molto delle scienze, è sempre di Piero Angela, Nel cosmo alla ricerca della vita, che anch'io ho visto in televisione quando ero piccolo e poi che è stato stampato nell'80, quindi avevo 11 anni, nel maggio, il 21 maggio del 1980, quindi avevo sempre non proprio 11 anni, 11 anni e mezzo. Nel cosmo alla ricerca della vita, e ci spiega tutte le bugie, tutte le pseudoscienze riguardo gli alienigeni, i marziani, gli ovni, gli UFO, che in teoria sì, c'è vita nell'universo, ma non possiamo provarlo, perché forse una segnale radio di un altro pianeta ci arriverebbe fra migliaia di miliardi di anni. E quindi noi saremmo già belli che estinti, e magari le nostre prime trasmissioni radio, sempre che viaggino attraverso lo spazio esterno vuoto, arriverebbero fra migliaia di miliardi di anni in un altro pianeta, quando anche l'altra civiltà si sarà estinta. Quindi non è possibile un contatto diretto, un dialogo fra civiltà, perché le civiltà, perlomeno noi in questa nostra vita, saremmo morti, e le civiltà intere si estinguono in migliaia, forse
forse centinaia di migliaia di anni. Infatti, l'essere umano esiste da centinaia di migliaia di anni, dalla preistoria, e solo da 5.000 anni abbiamo storia, cioè civiltà vera e propria, più o meno evoluta tecnologicamente. Solo da 300 anni abbiamo avuto la rivoluzione industriale e da poco più di 100 e passa di anni che osserviamo in modo tecnologico lo spazio e non con il binocolare di Galileo Galilei, il cannocchiale, ma già con dei radiotelescopi da circa 50, 60 o più anni. Quindi abbiamo gli ipotetici strumenti per interagire con abitanti del cosmo soltanto da più di 60 anni, in un arco di tempo che l'umanità ha vissuto 100.000 anni sul pianeta. Magari altri 100.000 anni, essendo ottimisti, e poi ci saremo estinti come specie. E magari sarà lì quando arriveranno le onde trasmesse dai primi abitanti di un pianeta molto remoto, 100 miliardi di anni fa, che iniziavano a mandare i primi telegrammi. Quindi si può parlare in via ipotetica che esistano extraterrestri. Ma parlare proprio della loro reale esistenza e dei loro reali avvistamenti mi sembra troppo. Quindi vi volevo dire questo, che non si può continuare in scuole laiche di paesi laici a insegnare materie irrazionali come le religioni, che fanno arretrare il livello culturale, ma la religione deve stare in ambito religioso, nelle chiese, dove se vuole la gente va a pregare. Perché se tu indottrini un bambino fin da piccolo a credere che la gente dopo la morte continua a stare con vita, che si può camminare sull'acqua, che pregando si scongiurano le malattie, poi io non ho mai capito perché i santi sono sempre corti di miracoli, cioè non è che si può testimoniare che per esempio Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta e tutti quelli che stanno continuando a beatificare, a santificare, abbiano salvato migliaia o milioni di vite. No, solo due o tre casi e già beatificano qualcuno, un altro caso e lo santificano. In tutto il mondo, che vivono più di 7 milioni di persone, 7 miliardi di persone, negli ultimi 20 anni Padre Pio ha graziato 3 persone. Naturalmente i santi intercedono in nome e per conto di Gesù Cristo, della Vergine Maria, di Dio, della Sacra Trinità o dello Spirito Santo, secondo gli usi, i costumi o i gusti dei cristiani in genere. Allora io mi chiedo, Padre Pio o chi per lui abbia interceduto 3, 4, 5 persone, magari non dico nell'ultimo secolo, negli ultimi 20 anni o negli ultimi 5, oppure lo scorso anno, una o due persone che scientificamente il Vaticano si espone a dire attraverso l'ospedale Bambin Gesù, sì, è un caso che noi ci assumiamo la paternità divina di miracolo. Allora, o è un po' stronzo, perché ne grazia solo uno su 7.000 miliardi di persone che vivono nel mondo e che avrebbero bisogno di un miracolo economico, di salute, eccetera. Oppure una balla. Uno chiede la grazia a San Gennaro, molti a Napoli, a dire il vero, ecco, solo uno graziato negli ultimi anni. O magari dai tempi in cui fu coronato santo, investito di santità San Gennaro, magari non è stato più graziato nessuno, chissà. Poi ognuno si sente graziato quando gli succede un evento ordinario in forma straordinaria. È molto soggettivo sentire un miracolo. Vincere un ambo all'otto. Sai quanti napoletani dicevano la grazia? Con questo della liquefazione del sangue di San Gennaro, poi, ma vabbè, cose del Medioevo. Ma io dico,
gente che si faceva venire le stigmate nei palmi delle mani perché nelle raffigurazioni religiose Cristo è stato crocifisso sui palmi delle mani, e poi quando la scienza ha potuto dimostrare che si sarebbero sgarrate le mani perché è un tessuto blando e che in verità i crocifissi erano appesi, diciamo, crocifiggendoli nei polsi, mettendogli il chiodo nei polsi, allora all'improvviso anche gli stigmatizzati hanno avuto le stigmati nei polsi e non nei palmi delle mani. Se le stigmate fossero state vere, sarebbero subito venute dove presumibilmente e scientificamente Gesù Cristo le aveva avute, non nei palmi delle mani. Invece è un espediente artistico e anche di questi stigmatizzati che l'inchiodatura del chiodo del crocifisso fosse nel palmo della mano. In realtà o gli legavano attorno ai polsi nelle assi oppure gli crocifiggevano nel polso, perché qua è l'incrocio di due ossa dell'avambraccio e quindi il chiodo rimane. Tant'è vero che rimanevano appesi gli scheletri con le braccia ancora inchiodate. Invece qua c'è del tessuto blando che lo stesso peso del corpo avrebbe sgarrato, quindi il crocificato sarebbe caduto in avanti con tutto il corpo. Quindi bisogna smascherare queste cose. E questo ve l'ho detto perché secondo me l'educazione religiosa non dovrebbe stare a scuola, dovrebbero insegnare tutte le altre materie e non dovrebbero essere precari gli insegnanti di scienza, di matematica, di storia, di biologia, ma dovrebbero essere precari gli insegnanti di religione. Allora, adesso basta, forse avevo qualcos'altro da dire, ma lo dico in un altro video, anche perché me lo sono scordato. Io più parlo, più cose ho da dire, ma poi se vado a sondare in quello che mi viene in mente, mi scordo le altre cose. Beh, di ciarlatani ce ne sono molti, Piero Angela li ha smascherati. Se vi comprate questo libro, saprete quali sono i rudimenti basilari ed essenziali con i quali in buona o in cattiva fede vi fregano dalle religioni. Non esistono i miracoli, non dovete avere speranza che è l'ultima a morire, ma le persone muoiono prima. Bisogna avere certezze e conoscenze. Allora, ciao, ancora una volta dal vostro Santen Chan, mi raccomando, statemi bene e a presto.